Vai, riparti. Allora, cogliamo l'occasione di quello che ha detto il nostro amico. Se vuoi rimanere lì, comincia a coltivare di nuovo questo discorso, perché è importantissimo. Noi ci troviamo in un momento del tutto particolare. Questo momento del tutto particolare ha determinato una differenziazione in Italia. In Italia ha vinto le elezioni, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo. Ha vinto. Dicono che ha vinto. No, ha vinto le elezioni, ne ha preso più voti nell'ambito del centrodestra. Ma perché ha preso più voti? Perché è stato l'unico partito che era l'opposizione e nessuno questo lo dice. Ma quale opposizione? È un partito. Che dicevano che facevano l'opposizione. No, hanno votato tutte le leggi del cazzo che hanno inventato questi ultimi due anni, tre anni. Ufficialmente stava all'opposizione. E il popolo italiano a bocca, e chi se ne frega, ma la spinta è quella di opporsi, è quella della non credibilità. Che è vicepresidente dell'Aspen Institute, ma che vuole fare opposizione, l'ha detto in tutte le salse. Non entriamo nei retroscena, non entriamo nel italiani sono perfetti idioti, non hanno votato memoria. Comunque un partito che si proponeva come partito all'opposizione. Finzione. Questo è il discorso cardine, il problema è quello dei contenuti, il problema è che se tutti voi, noi stiamo all'opposizione. Siamo nell'era della disinformazione, della disinformazia. Ma lo sappiamo qual è, lo sappiamo che è l'epoca della, però noi stiamo facendo una battaglia di minoranza, di estrema minoranza, anche perché da una parte abbiamo un certo qual consenso, che non è dato solo da quelli che ci ascoltano e fanno i commenti, che è una minima parte del consenso che noi comunque abbiamo. E secondo perché riteniamo che sia importante immettere nella circolazione delle idee alternative a quelle di questo regime. Esattamente. Queste sono le cose importanti, no? Sì. D'altronde, certo. Aggiungi anche io, tu. No, io volevo... Adesso, dato alza che la fatto, voce, perché te devono sentire lì. Credo che si sente. No, lì, no, volevo, vicino, sente più forte lui che visto noi. Che abbiamo fatto un excursus nel passato, io volevo parlare del futuro e volevo chiedere a voi che cosa ne pensate di questa Italia sovrana e popolare, in particolare di Francesco Toscano e di Rizzo. Tu dici per carità, io dico che ci dobbiamo avvicinare, però, comunque sia. Per carità, qualcuno, non è una risposta, cioè non si capisce a niente. Cioè, che ne pensi di Marco Rizzo, per esempio? Un infame. Ma per quale motivo? Perché racconta un sacco di boiate, dice delle cose non vere, continuamente ripete il suo refrain che esercita oramai in varie localizzazioni, sotto vari cliché, sotto vari loghi, che, da quando è diventato rifondarolo e anche da prima, praticamente in 40 anni ha cambiato casacca 250 volte, più o meno dicendo la stessa storiella, no? Quello appetibile. Quindi rispetto ai fatti, a quello che lui ha fatto in pratica, non c'è riscontro. Io gli ho detto anche in faccia. Marco Rizzo. Io gli ho detto anche in faccia a Marco Rizzo. Sì, no, ma voglio capirlo anch'io. Perché come sai noi lo sosteniamo come Movimento Cittadini Italiani, abbiamo sostenuto Ancora Italia, Toscano e quindi questa nuova formazione politica che è in nuce, è in nascere, quindi vediamo quello che succede. Certo, quindi l'unico, il più accreditato è Marco Rizzo perché è il politico più navigato del gruppo. Ma uno che sta in Parlamento in tutti questi, diciamo, politica di questi ultimi 40 anni, che ha portato di tutto e di più, differenziando le varie funzioni. Però le varie, attenzione, lui non è mai stato al governo, non è mai stato in un come partito al governo. Ma allora cambia regime, cambia la tua modalità di azione, perché se in 40 anni non sei riuscito a ottenere un tubo, lascia perdere, non è quello il tuo campo, non è quello il tuo mestiere. Vabbè, tu stai dicendo che si dovrebbe omologare ai partiti dell'arco rostituzionale. Ma allora non fare politica, fa il bombarolo, insomma, ha più senso. Sì, ma no, dato che mettere le bombe, che lo diceva anche Di Andrea, no? Che con quella bella disco che fece che tu voglia, sui ragazzi del mare. Ragione di Andrea. Sì, però le bombe qualcosa, non le vuoi prima o poi bisogna nessuno mettere di bombe. Sì.
Sì, ma non ti segue nessuno se tu vai in giro a mettere le bombe, perché erano gli anni 70. Ma non c'è quando... bisogno di essere seguito da nessuno. Le metti le bombe, sì, ma... cambia il pensiero della gente. Ma non è quello il futuro della politica? Cioè, se parliamo di il futuro è solo quello. Vabbè, questa è la tua idea. Io sono del parere contrario al suo. Anch'io sono, Perché la politica non è fatta da persone integerrime che non hanno mai cambiato idea, come ci dimostra la Grande Rivoluzione. Certo, ma la Grande Rivoluzione francese, della Grande Rivoluzione francese è la storia di gente che ha cambiato idea 150 volte. Come tutte le oltretutto sono... i Giacobini poi che hanno preso il potere con violenza, anche Robespierre è stato vittima dei loro stessi. Tutte le rivoluzioni violenza genera sono violenza. Rivoluzioni mancate, tutte. Vabbè, perché Gandhi ha fatto una rivoluzione, e anche Mandela, Gandhi, ma che ha dato l'esempio. Mandela è stato incarcerato, no, Gandhi è stato anche, tu non lo sai, Mandela è stato un bombarolo, ha ammazzato 200 persone. Sì, lo sai? Io parlo di Gandhi però, Gandhi, che passa per essere un santone, il Mahatma, no? Lui ha avuto i suoi seguaci hanno avuto scontri a fuoco con gli inglesi e anche con le altre fazioni. Ma guarda che circa 200.000 morti. Ma anche Gesù Cristo era entrato nel mercato del Tempio. Lascia prendendo... stare Gesù Cristo che ci interessa, quello non esiste. Parlando di cose concrete, ritorniamo al discorso fondamentale. Il quadro politico generale, soprattutto in una situazione come quella italiana, agiscono molte forze, ci sono delle persone le quali fanno politica a prescindere dal loro passato. Perché la politica... Guarda Casini! Appunto, vedi il caso di Casini, che è un personaggio inventato dal catto comunismo, certo. E nello specifico assieme a Il Mortadella, tutti e due inventati... Comunione e Liberazione! Inventati da un cardinale che è stato il vescovo di Ravenna, che io ho conosciuto, e che è all'origine del catto comunismo, il Casini è sempre lì. E perché sempre lì? Perché probabilmente sarà il punto di riferimento per il prossimo Presidente della Repubblica. Ma come i Renzi. Esattamente. Hanno dei legami con la massoneria. Ma questo non cambia e saranno sempre lì anche perdono le elezioni, ma stanno al governo. Ma questo non cambia il patto del Nazareno, poi adesso hanno rifatto il patto del Nazareno. Ma noi dobbiamo renderci conto che la politica è questa. E soprattutto in Italia, perché sembra o non sembra, ma è la realtà, l'Italia, ciò che succede in Italia è preso in considerazione in tutto il mondo. Perché? Perché c'è una potenza che è appunto globale e che è il Vaticano. È il Vaticano la potenza vera. E in tutti i paesi, quando si pensa all'Italia, non si pensa a quattro stronzi del governo italiano, si pensa a chi comanda veramente. Perché? Perché i messaggi che manda in giro questo potere vanno a tutti i paesi, vanno a tutti i governi, l'abbiamo detto prima. Allora, se è così, è chiaro che un Pierfranco Casini... Pier Ferdinando Ferdi è lì in caldo perché sarà una soluzione di compromesso, non si mettono d'accordo su niente, ma questa è la realtà. Ricordiamoci questo è un articolo che è stato scritto relativamente a un libro che è uscito recentemente della biografia di Enrico Mattei. Enrico Mattei è quello che dal dopoguerra a oggi è quello che ha dato maggiormente fastidio, tant'è vero che sono stati costretti a ammazzarlo, al grande potere mondialista. Ma chi era? Ebbe il sostegno di De Gasperi e poi di Gronchi. Era quello che voleva introdurre il centro-sinistra in Italia. Vabbè, e per quello che l'hanno ammazzato. Ma che gli frega il centro-sinistra? Gli portava via il petrolio, gli faceva la concorrenza, dove il loro potere. Lo so. Ebbe il sostegno di De Gasperi e poi di Gronchi e Fanfani.
e l'ostilità della destra democristiana, dei liberali, di Don Sturzo e di Montanelli. Importante questa cosa. Adottò come il fascismo un sistema economico misto, con una forte presenza pubblica a fianco dell'impresa privata. Seguì anche in politica estera e nelle aperture commerciali all'URSS la linea perseguita da Mussolini. Era la linea mediterranea che risaliva a Crispi, ecco perché abbiamo letto le frasi di Crispi, e che sarebbe poi riaffierata con Craxi, ecco perché Craxi è stato combattuto, con alcune ambiguità, con Moro, Andreotti. Tutti dopo Mattei pagarono pesantemente quella linea ritenuta anti-atlantica. Il casus belli, nota Giordano, fu l'esclusione dell'ENI dagli affari delle major americane con l'Iran, che Mattei aggirò trattando direttamente e vantaggiosamente con Teheran. Questi sono i fatti. Il 50% gli dava quando questo, gli altri gli davano il 4%. Benissimo, io ti do anche il 90% se tu me lo dai a me. E oggi non è lo stesso. Se io fossi al governo oggi, cosa farei? Prima di tutto mi starei attento a guardarmi le spalle. Sai chi era quello? Era Sinclair, Lord Sinclair. Sinclair, certo. Non me lo ricordavo l'altro ieri. Quello che fece, che era anche finanziatore di alcuni giornali italiani, certo. Vedi caso, quelli che contrastavano Mussolini. Certo. Fu quello all'origine della morte di Matteotti. Il casus belli, nota Giordano, fu l'esclusione dell'ENI. Allora dicevo, ma io sai cosa farei oggi? Io mi guarderei prima le spalle, chi mi colpisse le spalle lo farei fuori, e poi farei un bel viaggetto a Mosca, starei a Mosca per 15 giorni, circondato da gente che la vede lunga, stile 007, e farei tutti gli accordi che devo fare con Putin. Chiuso il discorso, non se ne parla più, dammi il petrolio, siamo amici come prima. Avverrà comunque, ma avverrà sulle nostre teste. Comunque, concludiamo. Mattei era un patriota, un nazionalpopulista. C'era una forte componente nazionalista e di orgoglio italiano. Nota il suo biografo Nicola Perrone, che io ho conosciuto, maturata al tempo in cui si iscrisse al partito fascista. Nella sua Storia della Repubblica, Giano Accame lo considerò un geniale innovatore, la sola personalità capace di restituire all'Italia una politica nazional popolare di potenza. In verità, quella stagione irripetibile ebbe anche altri importanti innovatori. Del marchio dell'ingegno italiano si pensi ad Adriano Olivetti, con un computer, a Felice Ippolito, Adriano Olivetti l'hanno ammazzato, atomica, l'hanno atomica. Ammazzato, Felice Ippolito, me lo ricordo bene, fu messo in galera per l'energia nucleare, oltre che ad alcune figure di imprenditori. Poi avvenne il sistematico boicottaggio e plagio dei brevetti, che strappò all'Italia primati e invenzioni e ci destinò al ruolo di colonia e di paese dipendente. Dagli anni 90 in poi perdemmo anche i marchi e le industrie italiane. E qui ci sono, c'è l'elenco, pagine e pagine dei marchi che noi abbiamo perduto e sono stati svenduti, per cui... No, venduti, regalati, è diverso. Peggio. Rubati e con la persona, il derubato sorridente. Sempre per la presenza del prete. Come si dice... L'utile è sempre privato, la perdita è sempre pubblica. Pubblica alla faccia di questa merda di popolaccio. E allora, ritornando al discorso, questo è qui che ti voglio. Ecco, è qui che tu hai... Il grande maestro economista Prodi, il Mortadella, appunto. Che gli venga l'accidente, dovunque sia. Maestro, visto che ha nominato Adriano Olivetti... Sì. Non tutti sanno che Gian Roberto Casaleggio, quando ha messo in piedi il Movimento 5 Stelle, il primo movimento, si era ispirato proprio ad Adriano Olivetti. Sì, infatti, la comunità senza partiti, lui aveva la democrazia diretta, e si ispirava a quello. Certamente, immagini. Lui nel frattempo falliva. Certo. L'hanno fatto fallire perché l'hanno fatto fallire. Vabbè, comunque, visto che è una puntata. L'EG ufficialmente era fallita, non l'hanno fatta fallire. Che cosa? La egg, uovo.
l'azienda che lui aveva prima. Sì. Dunque, visto che è una puntata epica, volevo introdurre i consigli per la pubblicità. Faccio uno spot pubblicitario che lo introduco con una canzoncina. Per sottolineare la menzogna alla testa. Esatto. Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente che ci faccia ballare, che faccia ballare lo sciocco in blu. Questa era la canzone di Cochi e Renato, queste erano le parole. Allora, però adesso volevo fare una pubblicità a questo prodotto, dove questi biscotti, in questi biscotti c'è scritto senza latte e uova. Quindi mi dici tu come fai a fare, magari senza anche uova, senza farina. Non si fanno i biscotti. Poi però dietro, non c'è scritto, ma ce lo scrivo io perché dietro in piccolo, c'è con olio di palma. Cioè quello che avevano prima bandito, e adesso lo ripropongono, però adesso che l'attenzione è svanita, vi faccio vedere che cosa c'è scritto. È troppo vicino, non lo no, vedi? No, vabbè, lo vedo qui, eccolo qua. E qui in piccolo con olio di palma, quindi... ci mettono anche la canzone ci piacerebbe fare una spesa intelligente. Allora svegliatevi. Certo, devi aggiungere qualcosa? Direi che questo è un libro fondamentale da considerare sempre come la nostra Bibbia. Sconfitti sul campo, i medici si trova da acquistare, perché io ho visto quel libro che è introvabile, quello che hai menzionato l'altra volta, le 100 famiglie che... Ah, quello è assolutamente introvabile. Quello ce l'hai solo tu, quindi... Sì. Io qualche giorno... Dove li tieni tutti questi libri? No, anche a casa, solo casa. Ci avrà 15.000 libri. Ma c'hai una casa enorme. Catalogati 12.500. Identico. Sconfitti sul campo, i medici producono papi e regine, i DC... presidenti del Consiglio, di banche e persino della sinistra. Va bene? Come conclusione. Però c'è un'altra cosa veramente interessante da leggere qui. Questo è un libro eccezionale, guarda. 1523, Giulio de' Medici, 1478-1534, diventa Papa Clemente VII. Il suo pontificato dura 9 anni. Medici. 1533, Caterina de' Medici, 1519-1589, diventa regina di Francia, sposa Enrico II di Francia e diventa regina. 1537, Cosimo I de' Medici, 1519-1174, diventa Granduca di Toscana. 1600, Maria de' Medici, 1573-1642, diventa la regina di D'Artagnan. Seconda moglie di Enrico IV di Francia, diventa regina di D'Artagnan. 1605, Alessandro di Ottaviano de' Medici, 1535-1605, diventa Papa Leone XI. Quindi per diventare papi bisogna essere dei medici, degli usurai. Allora, medici. Date questa premessa fondamentale, è chiaro che o si capisce questo discorso, no, o non si capisce. Per cui la politica è talmente vaga che se io devo scegliere accuratamente, sapendo che non posso avere delle credenziali da un politico vero. Ripeto, durante la Rivoluzione francese è successo di tutto e di tutto. Io volevo dirti una cosa. Sì. Allora, Rivoluzione francese, Rivoluzione russa, Rivoluzione del 68 e tutte le altre rivoluzioni, come ho detto poco fa, sono tutte abortite. Non è che sono abortite, cazzo, è la rivoluzione stessa. Fammi finire il discorso. Cioè, non hanno portato agli esiti che si erano, diciamo, dati, che si erano proposti, tutti quelli che avevano partecipato a questa marcia
di vario genere. Oggi ricordiamo, abbiamo ricordato l'altro ieri la marcia su Roma, no? Certo. È stata una rivoluzione, anche quella, una mini rivoluzione, abortita perché? Anche ma quella, perché poi hanno dovuto giacere ai compromessi, agli accordi. Come sempre. Ma, no, perché hanno corrotto, poi alcuni li hanno certo, corrotti, anche certo. Perché nello statuto è inserito, che è volutamente dai monarchi, che gli statuti, c'è l'articolo 67, il vincolo di mandato, perché dice così ce li compriamo. Entrano tanti poveracci, li compriamo con un piatto di lenticchie. È naturale, e quindi quell'articolo è stato voluto proprio dai monarchi che cedevano il potere dopo la rivoluzione francese. Quindi le rivoluzioni hanno tutte fallito, tutte. Sì, però ma uno se ma... certo. Hanno portato delle modifiche, dei cambiamenti, sono, certo. Quello che conta. Sono i soldi, il dio denaro. Modificazioni collaterali, effetti collaterali, il progetto originario viene comunque quello che conta è il dio denaro, perché il denaro, la moneta, deriva dal giunone moneta. Hai toccato l'argomento principe. Se non controlli la moneta, non controlli un cazzo. Infatti, e chi è che controlla la moneta? Rothschild. I medici, i Rothschild. E quindi diventano papi. I Morgan diventano o papi oppure... Certo. Ma noi dei grossi, ricordiamoci... O eleggono i papi. Ricordiamoci che era... dove e come è morto Morgan, all'origine del primo conflitto mondiale. Chi è Morgan? Ricordalo, dai, è morto a Roma. Sì, ma diglielo, no, diglielo agli amici. Morgan è morto a Roma... JP Morgan. Sì, il grande finanziere, il responsabile della creazione della Federal Reserve, venne a Roma perché Pio X si opponeva al primo conflitto mondiale. E loro invece, i finanzieri, erano interessati a scatenare una guerra, l'industria armata. Non da quella guerra, una. Qualunque, a loro bastava scatenare una guerra. E venne a Roma, e a Roma in un momento di particolare intensità, perché lì stava, capito? Insuccolando. E c'è pure morto, capito? Allora, ricordiamole queste cose perché sono queste, capito? Cercava di convincere Pio X. Quindi queste sono le cose che bisogna conoscere quando si ha a che fare con la politica, se no non si sa niente. Sta puntata gli abbiamo fatto una compressione di idee proprio. Ho un'altra parentesi da affrontare successivamente del fatto di Cristoforo Colombo, che era il figlio illegittimo. L'abbiamo detto tante volte. Di Cibo erano i leader del Banco di San Giorgio. Erano quelli che detenevano il potere economico a Genova e in tutto il Mediterraneo, dove c'erano i fondaci genovesi. Esatto. In giro per quando il abbiamo mondo. Parlato delle repubbliche marinare, abbiamo appunto parlato di questo. C'è sempre la finanza dietro le spalle, cioè dietro al papato c'è la finanza, perché un potere puramente ideologico, se non ha il fondamento economico, non regge. Ma chi ci crede a Cristi e Madonna? Ma chi te crede che qualcuno di questi credano a Cristi e Madonna? No, ma il bello è che ci sono alcuni di questi che partecipano a queste chat dei pseudo rivoluzionari concettuali, perché di più non riescono a fare, i leoni di tastiera, come li chiamano, no? Cioè questa gente qua che addirittura fa riferimento a santi come si dice? Trasversali, cioè gente che non si sa se erano santi, se erano buoni, se erano cattivi, per quale motivo sono diventati santi, cioè li citano come se fossero dei punti di riferimento del concetto della religiosità, della rivoluzione, della emancipazione che stanno portando avanti adesso queste chat informatiche, capite che voglio dire? Cioè citano a supporto delle loro tesi gente che probabilmente manco è esistita. Ah, molto spesso. Se è esistita, è solo una apparenza di quello che in realtà era. È un fuorviare discorso. Padre Pio, ecco. Padre Pio, ma chi Pio era uno coi coglioni. Era uno della massoneria. Ma certo. Riuscì a resistere alle pressioni dei preti. Ma quali stimmate? Cioè la gente crede ancora a ste cazzate. Lo so. Vabbè. Quindi abbiamo detto quello che noi oggi ci troviamo a dover competere, a compararci con gente
che non ha la minima preparazione culturale pretende di sapere quanto hai acquisito te in tre quarti di secolo di studi. Infatti di io guarda, quando parlo di politica faccio il raffronto con l'informatica, no? Certo. Perché tutti quanti usano il computer. Cioè, quanti riescono a produrlo? No, no, aspetta, fammi finire il discorso. A strutturarlo. Però, fammi finire il discorso. Se tu chiunque usa il computer, col tasto destro clicchi sulla fonte dell'origine, la sorgente, ti appare i geroglifici. Certo. Allora lì, se tu non sei più che preparato e sposti una virgola, si blocca tutto. Certo. E la politica è così. Certo. Cioè tu non puoi parlare, però devi avere l'approccio dell'umiltà. Certo. Perché non Bravo. Puoi sapere tutto. Esatto. Ecco, questo è qualcuno mi ha applaudito per questa similitudine, perché spiega bene che tanta gente parla di politica e perché tu qua i comunisti, i fascisti, senti oggi che discorso. Conosci a malapena la superficie. Cioè, ma no, non capiscono niente di quello che significa. Beh, quello che si vuole, e no? Poi tu una volta avevi detto, in un intervento avevi detto giustamente che il fascismo è la reazione a una imposizione nasce con le lotte contadine. Ecco, adesso non mi ricordo, dunque, dal 19 al 21 il senso era che il fascismo è una reazione di una imposizione che viene fatta al popolo, dai comunisti. Quindi, certo, bisogna anche capire che è quello che anche avviene oggi. I comunisti imperversavano in pianura padana e distruggevano i raccolti, bruciavano le mesti, di tutto e di più per la lotta contro i latifondisti, che in realtà manco c'erano neanche tanto. In pianura padana e negli Stati Uniti ci sono i latifondisti, c'erano in Russia, nella pianura padana non ci sono mai stati. E i sinistri che ci hanno governato, quindi Conte 1, Conte 2, il PD, che hanno usato altro che il fascismo, l'imposizione, il DPCM, certo. Non puoi, dovevi uscire firmando il foglio, lascia passare, ma ti rendi conto? Non è fascismo. Io come ho ricevuto 6 verbali, me li so tutti strapippati, come si dice, capito? Ma è chiaro, non ho mai avuto il minimo pensiero del dubbio che mi sarebbero potuto arrivare, perché nel momento in cui arrivavano gli facevo un culo tanto. Certo. Ma allora io vorrei concludere con una citazione del grande Thoreau, di Henri Thoreau, il grande filosofo. Saggi politici, la disobbedienza civile, apologia di John Brown, perché lui ebbe il coraggio da solo di fare l'apologia di quel poveraccio che l'avevano preso nel Texas e l'hanno impiccato, lui e tutti quelli che lo seguivano. C'è la che canzone John Brown's Body è stata la canzone dei nordisti. Sì, certo. Qualche anno fa, era 1832, se mi ricordo sì. bene. Sì, ci hanno fatto un film con Errol Flynn, lo ricordo molto bene. Il fatto di John Brown Body. Sì. L'impiccagione. Lui aveva una banda che stava combattendo e liberava. Era un linciaggio pre-Lynch, sì. Perché Lynch è venuto successivamente dopo. Esattamente, certo. Beh, lui è stato catturato durante una scaramuccia certo. dai militari dello stato del sud. Texas. Sì, del sud, certo. Qualche anno fa lo Stato mi venne a trovare in rappresentanza e a favore della Chiesa. No, e poi John Brown potrebbe essere pure un nome fittizio, perché John Brown... Sì, comunque, sì, certo. Ma comunque hanno ammazzato lui i figli, certo. Perché lui faceva parte di una banda che andava e liberava gli schiavi. Aspetta, ho perso il filo. Di chi stai parlando che dice questa cosa? Thoreau. È Thoreau che dice che è stato è venuto a trovarlo il Thoreau, apologia di John Brown. È stato l'unico che ha parlato a favore di John Brown. Qualche anno fa lo Stato mi viene a trovare, lo Stato quindi a questo Thoreau, mi viene a trovare in rappresentanza a favore della Chiesa e mi comandò di pagare una certa somma. Siamo all'inizio dell'Ottocento. Te l'avevo raccontato che il padre di mio suocero l'hanno messo in carcere per 30 giorni per non aver pagato la decima. No, 30 giorni di carcere perché non aveva pagato la decima, al prete, li mortasci loro. Allora, la gente questa cosa qua non si ricorda mai. Ma che non sa, ma almeno lo sanno. Qualche anno fa lo Stato,
mi venne a trovare in rappresentanza a favore della Chiesa e mi comandò di pagare una certa somma per il mantenimento di un religioso alle cui prediche era andato mio padre, ma non io. Paga! La stessa cosa! Manca a farla apposta! La tua intenzione è stata veramente pertinente. Manca a farla apposta, guarda. Paga, disse lo Stato, o ti metterò in prigione. È la stessa cosa. L'avevo preannunciato, ormai ho le pulsazioni, sì. Le onde, capto le onde. Mi rifiutai di pagare. Sfortunatamente un altro trovò opportuno pagare per me. Non capivo perché un insegnante dovesse essere tassato per mantenere un prete. Bella, cioè bella, eccezionale. Bella. E perché invece non dovesse essere il contrario, che io non ero un maestro statale, ma mi mantenevo per sottoscrizione volontaria. Non capivo perché un'associazione culturale non dovesse essere come la Chiesa, presentare una richiesta di imposte esigendo che lo Stato ne sostenesse la domanda. Mi sembra giusto. Cazzarò. Sacrosanto. Tuttavia, su richiesta dei maggiorenti, accondiscesi a fare per iscritto una dichiarazione di questo genere. Si è reso noto a tutti con questo scritto che io, Henri Thoreau, non desidero essere considerato membro di alcuna società eretta in ente morale o giuridico cui io non mi sia associato. Mi sembra giusto. Sacrosanto. Consegnai la dichiarazione. Il concetto della prevaricazione del potere del popolo nei confronti dell'istituzione. L'istituzione che è del popolo diventa.